questo lavoro ci servirà una manica o un paio di pantaloni, le forbici, la colla a caldo e un portapenne, oppure anche un vaso per le piante. Dovrete tagliare la vostra manica o il pantalone di un'altezza superiore all'altezza del vostro portapenne, almeno 3 o 4 cm in più. Come per la sacca, dovete fare la cucitura all'incontrario, quindi lo girate e fate o la cucitura o usatela con la caldo, sempre a un centimetro di distanza più o meno. Rigirate. Avete praticamente fatto. Girate il vostro portapenne o anche il vostro vaso da fiori e volendo gli fate un risvoltino. Il vostro portapenne decorato è pronto.